La giornata di anteprima a Benvenuto Brunello di lunedì 20 novembre è dedicata al segmento della ristorazione stellata e dell'hôtellerie di lusso. Un bel pubblico di partecipanti a cui abbiamo chiesto ad alcuni cosa ne pensano delle sessioni di assaggio delle nuove annate e soprattutto che cosa rappresenta il Brunello di Montalcino nella loro carta vini, nella loro attività dei prestigiosi ristoranti. Montalcino è una realtà fantastica, di una bellezza unica come territorio, ma di vini splendidi. È la denominazione in cui negli ultimi 20 anni ha fatto riscoprire la gente il Sangiovese per quello che è un grande vitigno, che dà dei grandi vini, ma sono adesso dei vini diciamo più appetibili e più comprensibili da tutti, per questo si sposano bene con la nostra cucina del territorio, ma con tante cucine. Benvenuto Brunello rappresenta sempre un momento molto importante per confrontare e per conoscere le nuove annate che poi appunto troveremo sul mercato e presenteremo ai nostri ospiti nei nostri ristoranti. Montalcino oggi rappresenta sempre una punta di diamante dell'enologia italiana e nelle nostre carte è sempre importante avere una selezione completa del territorio, partire da nord, sud, est e ovest e sempre anche una importante selezione di vini al calice, perché sempre più spesso il consumatore vuole consumare, anche vuole assaggiare e degustare questi vini anche al calice, appunto per spaziare e conoscere anche un po' le diversità che all'interno dello stesso comune di Montalcino sono veramente enormi e quindi è fondamentale farle conoscere. Avere diverse annate di Brunello è una cosa molto interessante, essendo comunque un vino molto longevo e che ha bisogno anche un po' di tempo per aprirsi e manifestare tutte le sue qualità. E sicuramente avere una certa profondità nelle carte dei vini è una delle cose che sempre più clienti vanno a ricercare nel mondo dell'alta ristorazione. L'importanza del Brunello di Montalcino all'interno di una carta, soprattutto nella nostra realtà, è quella di traghettare in una maniera perfetta quelle che sono le valorizzazioni territoriali, ovvero ad ogni artista, soprattutto come icona italiana, la parte del Sangiovese, Brunello, la zona di Montalcino, noi siamo i più grandi trasmettitori di gusto e assaggiarli con tutte le realtà che troviamo all'interno del territorio è una cosa estremamente emozionante, riuscendo a trasmettere i valori territoriali e storici e iconici come il Brunello di Montalcino. Conoscere Montalcino è fondamentale, conoscere il Brunello è fondamentale perché permette davvero di giocare appunto con tutte queste sfumature e permette di fare degli abbinamenti che possono essere davvero divertenti senza per forza soffermarsi sugli abbinamenti quelli classici a cui si può pensare con un vino rosso di questa caratura. Secondo me rappresenta qualcosa di molto importante, ecco, come una regione così piccola come il Molise, per noi avere delle referenze di Brunello, di Rosso di Montalcino è qualcosa di molto importante, anche perché abbiamo la fortuna di avere tantissime persone anche dall'estero che ci vengono a trovare, vengono a scoprire questa nostra regione e hanno voglia di scoprire ovviamente i grandi vini italiani. Quindi oggi Brunello rappresenta davvero tanto in Italia e far conoscere i nostri territori. È molto importante avere in carta il Brunello di Montalcino, soprattutto conoscere la denominazione come Brunello, perché è un discorso che parla comunque d'Italia, è un discorso che parla di profondità di aziende, di annate e di storia. Una denominazione come Brunello di Montalcino è fondamentale, è importante perché parla di storia, parla di territorio e parla di vitigni, vitigno che è il Sangiovese, il vitigno re della Toscana, è uno tra i più importanti vitigni a livello nazionale e internazionale. Il Rosso di Montalcino, tra l'altro, in particolare fra i biglietti da visita che esistono rispetto a territori importantissimi. Oggi per esempio abbiamo fatto un gioco con alcuni colleghi sommelier e tra le varie Brunelli di Montalcino, qualche riserva, buttavamo di nascosto la persona che ordiva per tutte e tre gli assaggi un Rosso di Montalcino per vedere se riuscivamo a renderci conto della differenza o meno. In taluni casi siamo stati ingannati.
Abbiamo visto i rossi di Montalcino con un profilo di invecchiamento e una capacità organolettica, un'ampiezza olfattiva che ci ha lasciato sorpresi. Ci piacerebbe che se ne parlasse un pochettino di più, un pochettino più spesso. Chiaramente viene fagocitato dall'importanza del suo cugino più grande, però dovremmo ripartire anche un pochettino alla base, perché è uno dei biglietti da visita di eccellenza che ci sono in Italia. Ogni cartavino che si rispetti in Italia deve avere le cose più importanti e avere una bella profondità di annate e una buona varietà di produttori di Brunello, direi che ormai è qualcosa che la gente si aspetta, non solo nel fine dining, ma direi insomma in ogni tipo di ristorazione che abbia una proposta magari con qualcosa di carne o comunque non solo, perché gli ultimi stili assaggiati anche oggi di Brunello danno la possibilità di bere questo prodotto senza problemi, anche uscendo dall'abbinamento stretto con un piatto di carne, ma anche a tutto pasto. Quindi sono assaggiate delle cose molto precise, molto pulite, e è stato un piacere essere qua oggi. Brunello Montalcino, grande realtà, molto importante all'interno della nostra carta e qualsiasi carta, soprattutto essendo noi in Toscana. È sempre bello vedere la profondità, andare a scavare nella profondità delle diverse annate. Quindi quando si dice Brunello si dice sì un pensiero, un concetto comune a tanti produttori, ma ognuno poi racconta la sua storia, la sua identità. Oggi obiettivamente mi sono piaciuti diversi vini, ma quello che è importante è che la denominazione secondo me è cresciuta molto, i vini sono migliorati, ma quello che è importante è che il Brunello di Montalcino forse è il più importante ambasciatore del nostro territorio, perché il vino rappresenta questo mix magico che è il nostro territorio. Dentro a un bicchiere di vino secondo me ci sono, oltre che a tante proprietà organolettiche, ci sono storie da raccontare, leggende, famiglie, la passione di persone che tutte le mattine si alzano per dare la gioia, per raccontare un territorio. Perché il vino è questo, il vino è convivialità, è lo stare insieme, ma soprattutto è un modo per raccontare un pezzo della nostra storia, ma non deve essere visto come qualcosa di un museo, qualcosa di fermo. Il vino è l'evoluzione e quindi è uno dei modi migliori per raccontare quella che è la nostra storia, l'oggi, il presente, il passato ovviamente, ma soprattutto il futuro. E il Brunello di Montalcino è tutto questo.